Buona domenica, gentili telespettatori, e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Grosso incendio mercoledì 29 marzo alla Chemi di San Pietro Mosezzo. In merito sentiamo Jacopo Fogola, direttore del Dipartimento Piemonte di ARPA. Siamo intervenuti questa mattina come ARPA poco dopo il divampare dell'incendio, che ha avvampato alle 7:30 più o meno di questa mattina. Alle 8 erano qua già i vigili del fuoco e noi col nostro intervento abbiamo subito monitorato lo stato della qualità dell'aria nei punti limitrofi lo stabilimento e fortunatamente non abbiamo trovato una situazione di criticità, cioè i parametri rilevati più significativi non sono stati preoccupanti. Siamo poi andati anche nelle aree abitate più prossime, nel comune di Novara, di Brione, Briona, Caltignaga, San Pietro Mosezzo, qua nei dintorni, Oleggio, e così abbiamo cercato di comprendere e determinare i valori degli inquinanti organici nei punti di potenziale ricaduta, punti sensibili, quindi scuole o siti residenziali. Anche qui abbiamo trovato valori diciamo dell'ordine del fondo ambientale, quindi questo ci ha rassicurato. Nel contempo abbiamo verificato che le acque di spegnimento non andassero a inquinare le corpi idrici superficiali e abbiamo verificato che fortunatamente questo non è avvenuto, e nello stesso tempo abbiamo allertato Acqua Novara VCO, il gestore del sistema idrico integrato, per prendere misure sul sistema fognario, perché parte delle acque di spegnimento sono finite nelle condutture fognarie e quindi era necessario adottare dei sistemi di emergenza di raccolta dei solventi e del materiale che era di risulta. Proteggiamo i monumenti, ecco i piccoli agenti pulenti. L'iniziativa del distretto Lions 108 IA1 è rivolta ai ragazzi degli ultimi anni della scuola elementare, coinvolge insegnanti, docenti restauratori, ex allievi del corso di laurea in conservazione e restauro dei beni culturali dell'Università di Torino e poi architetti, storici dell'arte, restauratori delle soprintendenze del Piemonte. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani alla conoscenza, al rispetto e alla salvaguardia dei monumenti. Missione Agenti Pulenti. Siamo qui nuovamente a Novara dopo 8 anni, dopo la pandemia, a rifare Missione Agenti Pulenti. Finalmente. Novara è una delle tappe di Missione Agenti Pulenti. Noi siamo impegnati a fare questa attività in diverse città. Ieri eravamo ad esempio a Vercelli, tempo un pochino più clemente, siamo riusciti a uscire davanti al Sant'Andrea di Vercelli, abbiamo fatto l'attività pratica. Oggi ci accontenteremo di farlo magari nel cortile. Altre località, Courmayeur ad esempio quest'anno, faremo anche a Frossasco, a Roletto, abbiamo fatto a Grugliasco, l'abbiamo fatto ad Alessandria, un pochino e a Gavi, veramente stiamo toccando diverse città, questo service sta veramente prendendo molto piede. In questi anni abbiamo fatto 3.000, siamo arrivati a oltre 3.500 ragazzi, circa 700 ragazzi all'anno. Il service è a favore dei giovani e dell'ambiente, intende promuovere dei momenti di confronto ed educazione sui temi della conoscenza della storia, del rispetto degli spazi comuni, dei beni di interesse storico-artistico e in generale di educazione alla cittadinanza. La conoscenza dei monumenti per arrivare poi a conoscerli e a rispettarli è quella attraverso la conoscenza dei materiali che viene fatta, viene spiegata dai restauratori, ma ci aiutano anche i funzionari della soprintendenza per gli aspetti sempre diciamo storico-artistici. Infatti abbiamo la dottoressa Brison e abbiamo la dottoressa Ozzino, restauratrice, che ci aiuta sempre in questa attività. I nostri restauratori Francesco Brigadeci e Bianca ci aiutano invece poi a seguire le attività pratiche che noi svolgiamo con i ragazzi. Diverse le fasi, prima quella della conoscenza per imparare a responsabilizzare e poi quella pratica attiva, l'intervento. Missione Agenti
Mozziconi a terra, raccolta straordinaria di Novara Green. Da qualche settimana in numerose vie del centro sono comparsi a terra degli adesivi verdi rettangolari che invitano i fumatori a smaltire i mozziconi di sigaretta in modo corretto e sostenibile, cioè negli appositi posacenere oppure dotandosi di portacenere portatili. Si tratta della prima campagna di sensibilizzazione promossa da Novara Green sul tema delle cicche di sigaretta a rifiuto, a cui molti non prestano attenzione, benché sia particolarmente tossico. La conoscenza degli effetti dannosi di uno smaltimento disattento delle cicche continua ad essere molto bassa, ha dichiarato Fabrizio Cerri, presidente di Novara Green. Il mozzicone contiene acetato di cellulosa non interamente biodegradabile, un materiale che impiega oltre 15 anni a decomporsi. E in questo arco di tempo l'acetato si sminuzza, si trasforma in microplastiche che, se non raccolte e smaltite, di solito finiscono in mare. Rilasciano dunque centinaia di sostanze tossiche, dannose per gli organismi acquatici e gli ecosistemi marini. Le raccolte che Novara Green esegue con regolarità e la curiosità che sperano di stimolare con gli adesivi a terra sono il contributo per aumentare il livello di attenzione della città su questo ennesimo attacco agli equilibri ambientali. La soluzione è semplice, solo un gesto, dicono, piccolissimo, che non comporta fatica. E per lanciare questa campagna, Novara Green ha organizzato insieme a GEA Cooperativa Sociale e alcuni studenti dell'ITOMAR una raccolta di mozziconi nelle vie del centro cittadino. Tanti i volontari, quasi 30, con indosso la pettorina verde, una decina di persone di GEA Cooperativa Sociale, 12 studenti della seconda CB dell'OMAR. Hanno setacciato le vie del centro, ripulito i bordi strada, portici, fessure del pavé dai mozziconi di sigaretta. Tutti insieme hanno recuperato 4 kg, il corrispettivo di circa 25.000 residui di sigaretta abbandonati per terra. Questi sono i piccoli gesti di attenzione all'ambiente e anche di cura del bene pubblico, un impegno a cui tutti i cittadini che hanno voglia di riportare bellezza e pulizia nella città possono contribuire. Info su novaragreen.it. Preoccupazione del settore risicolo a causa della mancanza di precipitazioni. Il presidente nazionale di Ente Risi ai nostri microfoni chiede che si intervenga. Sono gravi le ripercussioni sul settore risicolo della carenza di precipitazioni sul territorio piemontese. Il presidente dell'Ente Nazionale Risi, Paolo Carra, ai nostri microfoni prospetta alcune soluzioni, sia a breve che a medio e lungo termine. A breve direi le associazioni di agricoltori e irrigue, a medio e lungo province, regione, le istituzioni pubbliche e il governo. Per quanto riguarda iniziative lunghe, noi ci siamo fatti promotori di riunire l'associazione di irrigazione piemontese lombarde e l'associazione di categorie agricole, sempre piemontese lombardi, per trovare una migliore operatività che vada a un miglioramento della comunicazione tra associazioni e agricoltori, sulle manutenzioni, sulla sommersione invernale, sul fatto che l'acqua deve arrivare il prima possibile e deve essere utilizzata il prima possibile, perché l'altro problema è un'irrigazione troppo tardiva a fine maggio. L'irrigazione del riso deve essere fatta già nel mese di aprile per innescare quel processo virtuoso che è il sistema di irrigazione della risaia. Carra invoca anche la collaborazione con aree che hanno saputo fronteggiare la carenza idrica con una politica di prevenzione adeguata, come per esempio la Sardegna, che ha saputo negli anni creare un sistema di invasi che comunicano tra di loro e che oggi non ha un problema irriguo. Innanzitutto va fatta una disamina molto attenta su quello che è possibile fare e dove è possibile fare. E poi non dimentichiamo però che va anche snellito tutto il processo che porta, anche di competenze. Oggi sull'acqua ci sono troppe competenze a partire dai comuni, province, regione e quant'altro. Quindi bisogna snellire tutto. Si parla sempre di semplificare, di semplificazione. Questo è il momento veramente di dare atto a questo. Ultimi giorni per poter visitare l'interessante mostra interattiva Fate il nostro gioco a Borgo Sesia per scoprire tutti i segreti e i tranelli legati al gioco d'azzardo. Fino al 2 aprile, visitabile presso la Biblioteca Resegotti di Borgo Sesia, la mostra interattiva Fate il nostro gioco, a ingresso libero e con visite guidate. Si tratta di un progetto di prevenzione ed educazione sul gioco d'azzardo patologico, organizzato dal SERD, Servizio Dipendenze dell'ASL di Vercelli, diretto dal dottor Vincenzo Amenta. Gli orari di apertura sono dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30 tutti i giorni, compresi sabato e domenica.
Il gioco d'azzardo patologico, ovvero gambling o ludopatia, è un disturbo psico-comportamentale ricorrente che si manifesta con un persistente e incontrollabile bisogno di giocare senza riuscire a fermarsi, spiega il dottor Amenta. Esistono varie opzioni di trattamento per la dipendenza da gioco d'azzardo, tra cui la psicoterapia cognitivo-comportamentale individuale o di gruppo, il trattamento presso strutture ambulatoriali specializzate afferenti al SERD o strutture residenziali riabilitative apposite, nonché gruppi di mutuo aiuto e trattamenti psicofarmacologici ad hoc per i casi più problematici. Sul territorio dell'ASL, il SERD negli ultimi 2 anni ha preso in carico e trattato tra Vercelli e Valsesia circa 200 persone con disturbo da gioco d'azzardo patologico con un'età media pari a 48 anni. Potete approfondire il tema seguendo la nostra puntata di Obiettivo Valsesia Vercelli in onda da questa sera sulla nostra rete. Tutto pronto per il Venerdì Santo. 261esima edizione dal 6 al 9 aprile 2023. Torna dopo lo stop della pandemia il Venerdì Santo di Romagnano Sesia, evento che dal 1729 fa rivivere a chi vi partecipa la storia della passione di Cristo. Attori in costume dell'epoca rappresentano i momenti salienti della vita di Gesù attraverso le vie del paese. Le sacre rappresentazioni del Venerdì Santo di Romagnano sono ritenute un pregevole fenomeno di costume del patrimonio culturale del Novarese, con cadenza biennale, anni dispari. 3 i giorni di rappresentazioni itineranti, 15 quadri recitati in altrettanti luoghi deputati che trasformano il borgo in una moderna Gerusalemme. 350 attori e comparse, corpo di legionari romani a cavallo. 3 processioni storiche al mattino e alla sera del Venerdì Santo e il programma ha assunto un corso pressoché consolidato che coinvolge più di 300 trattori e comparse vestiti nei costumi dell'epoca dei Vangeli. Grande affluenza a Novara il weekend scorso per Fiorissimo, Sapeg e Rolling Food Street Truck. È sempre un grande successo sia il Sapeg sia Fiorissimo, ma anche lo street food in piazza Puccini. Sì, è vero, tutte le volte che noi siamo a Novara siamo felicissimi di portare questi eventi perché c'è una grande affluenza e è molto, molto apprezzata. Siamo qua ovviamente ad accogliere tutto il pubblico, sia per i florivaisti, sia per le aziende vinicole, per il Sapeg, e tutti gli avventori poi si rivoltano allo street food. Il tempo è molto bello, quindi ci aiuta anche a far uscire la gente, dove è un posto incantevole al castello, insomma, ecco, dove si svolge. La Sapeg ha i sapori dell'Alto Piemonte, è Fiorissimo in castello, poi in piazza Puccini, appunto, come detto prima, lo street food, dove c'è stata tantissima gente. Certo. E 2 giorni invece per quanto riguarda gli altri 2 eventi che sono sempre apprezzati. Sì, certo, c'è tanto pubblico e felici perché comunque anche per passare una giornata in mezzo alla natura. Al via oggi, domenica 2 aprile, la nuova stagione di musica a Villa Durio con un concerto molto particolare. Ce ne parla in questo servizio il direttore artistico Massimo Giuseppe Bianchi. Domenica 2 aprile, primo concerto nell'ambito di Musica Villa Durio a Palazzo dei Musei per voce e chitarra. Con noi il direttore artistico, il maestro Massimo Giuseppe Bianchi. Cosa ci proponete, maestro? Quest'anno la stagione di Musica Villa Durio apre con un concerto un po' speciale, ma i nostri concerti sono abbastanza speciali perché la nostra stagione non è monotematica, tocca tanti generi. Nel caso fatto specifico abbiamo un concerto di quel genere che viene denominato bluegrass, che è una specie di derivazione del country americano, con 2 straordinari musicisti che sono un po' degli specialisti di questo genere, Giusy Pesenti e Michele Dallago, che si accompagnano con una pluralità di strumenti, dall'arpa alla chitarra e anche altri strumenti eterodossi come per esempio mestoli, conchiglie, pentole. Molto suggestivo. È una cosa tipica di un genere che viene appunto dalla campagna, viene dalla musica popolare, ecco. E la nostra stagione
appunto attraversa diverse esperienze musicali, non ci limitiamo alla musica classica che comunque è l'elemento principale della nostra programmazione, ma facciamo anche altre musiche classiche. Ricordiamo l'appuntamento, a che ora e l'ingresso bisogna prenotarsi? È sempre meglio prenotarsi, anche se non è obbligatorio, ovviamente, è al Palazzo dei Musei a Varallo alle 17.30 di domenica 2 aprile. Uova di Pasqua con intento benefico, le propone l'Oftal di Vercelli per sostenere i pellegrinaggi a Lourdes. Torna anche quest'anno a Vercelli la tradizione delle uova di Pasqua dell'Oftal diocesana, distribuite davanti alle chiese cittadine durante le messe prefestive e festive. Le uova con il classico peluche si possono ritirare con un'offerta minima di 8,50 euro. Il tutto permette all'Oftal di realizzare una raccolta fondi per aiutare chi si trova in difficoltà a realizzare il desiderio di un pellegrinaggio. Dunque, soprattutto la domenica, sul sagrato delle chiese cittadine e non solo, ci sono dei banchetti dedicati dove le dame e i barellieri dell'Oftal distribuiscono queste uova. Uova che si possono reperire anche in altri modi, per esempio il passaparola coinvolgendo parenti e amici che possono acquistare queste uova di Pasqua dando la loro offerta e contribuendo così alla realizzazione di questo progetto. Anche quest'anno è possibile anche lasciare l'uovo sospeso, ossia anziché ritirarlo dopo l'offerta è possibile lasciarlo alle dame e ai barellieri dell'Oftal che provvederanno a consegnarlo ai bambini bisognosi o ammalati. È un modo per fare un regalo a Pasqua non solo a chi riceverà l'uovo ma anche a chi potrà essere aiutato nella realizzazione di un suo sogno. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.